In-game, spectate. Oh, Fury blu con Annie. Annie contro Rise. Sì, stavolta iniziamo dalla mid solo perché abbiamo Fury. Bello, Annie contro Rise, non so bene come sia di counter, ma credo che Fury abbia first piccato così violentemente. Mentre per la botlane vediamo per il team di Fury abbiamo Caitlyn e Alistar in un bot, Caitlyn con Barrier, e per il purple team invece abbiamo Tristana e Crash, bella lane, anche Tristana con Barrier. E vai lei, alle ultime due lane. Oddio, Gre, ci sei? Ok, faccio io le ultime due lane e vediamo in top lane per il blue team Jace contro Malphite e in jungle il blue team ha Jarvan e il purple team ha Fiddles. Come composition possiamo vedere che il blue team è decisamente più tankoso rispetto al purple team, che come tank è effettivo soltanto Malphite. Thresh si farà un po' di HP, ma comunque non riuscirà a raggiungere i livelli che potrebbero raggiungere benissimo Jarvan e Jace insieme. E ricordate sempre... Peter in jungle è sempre un po' di squish. Non usate lo wireless, se non sapete quanta batteria. Ah, ecco perché è morto, ok. Bene, bene. I ban non li possiamo vedere purtroppo. I ban no, ma penso di poterti prevedere, di poter pensare com'è andata. È stata Shen. Amuno, Shen, Kha'Zix, Zed. Zed, altre cose. Elisa. Poi, they left Malphite open. Fast, pick Malphite to strong. E quindi Malphite si è preso Malphite. Time for speak. Diciamo che il purple team è rimasto in season 2. Yes, sì. No, ma anche di mentre i bella Alistar che è proprio una cosa che non si vede. Sì, non si vede un po'. Però c'è Jarvan che invece in season 3 è molto utile. Non viene mai bannato, è un dispiacere. È appena startata e crasherà tra poco, secondo. Ma sai che invece mi sa che se aspetto non crasha? È proprio una questione del fatto che io mi incazzo dopo 30 secondi e non do tempo al gioco di caricare la partita. Infatti vedi che non è crashato. Se niente sono troppo rabbioso. E invece mi si è buggato. Bene, quindi devo fare una bella alta F4 e fare il riconnetto. Andenni, GG. Oh. Di là non hanno skin. C'era skin per il pacco. Ho visto gente che i champions se li ha guadagnati col sudore della fronte degli ipi. Infernal Alistar. Cioè questo non solo sta usando un champion che in season 3 non si usa, ma ha anche comprato una skin dopo che la Riot ha regalato sia champion che skin. Già. Non ti conosco. Ma... Direi che deve proprio piacergli. Certo, non ti conosco Marker Chef, ma so che di sicuro fai dell'ottima carne alla brace. Allora, coloro che stiamo seguendo sono la nostra Annie, Fury Blue, e il Jarvan. Ottima scelta, tra l'altro, bravo Jarvan. Che non so se è un nome, un nome di persona o un nome di qualche commento, oppure se è lui che spera di vedere questa Nene Keroro nuda, appunto. Scusate la mignola. Però... Vediamo, sto googolando. Brava googola. No, so che sia perché vengono fuori immagini solo di Keroro, quindi suppongo che non sia Keroro. Che bello, sono anche in alcune foto delle ultime serate, degli ultimi giorni.
Ok, aspettiamo che anche Keroro finisca il caricamento. Farò la vincente telecronaca. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Ma quasi. Sì, mi dicono dalla regia che ci mette un po' a caricare. Sì, no, fammi vedere, ma siamo al 50%. C'è stato un lungo silenzio imbarazzante prima di rendersene conto, tra l'altro. No, 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 io me ne ero reso conto, però purtroppo non ho nient'altro da fare che farmi i cavoli miei su Facebook. Posso declamarvi delle poesie o... Non lo Sì, anch'io. Io so. posso anche spammarvi un po' la pagina Icavision, giusto per... Sì, esatto, se volete imbrattare la pagina Icavision mentre aspettate i caricamenti. Sentitevi libero di farlo. Dopo al limite. Secondo me Luke va a criceti con il computer di Jarvan, però i criceti ce l'hanno fatta, sono al 100% e lei sta per The iniziare. hamster made it. Finally. Ancora un po' di waiting. Pa, 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 pa. Oh, finalmente. Cominciamo a mettere dell'ordine. Ok. Ordiniamo. Vediamo un po' se qualcuno fa qualche start particolare. Caitlyn va lì, scioccola Doran. Tristana, spada e pozze. Malphite con lo scudino. Doran, shield. Welcome to Chiedersi Summer's chi vuole Rift. vivere in giungla anche dopo che il blu è finito, si è preso le pozioni del male. Annie recalla. Annie recalla, ha deciso di rinunciare. Oh, che bello il panda di Annie. Bellissimo. Ok, sono Anni ha pronto. deciso che le serviva un abbraccio. Non si vedono principi di Invade, o forse sì, No, se sì, c'è un solo Q dove Invade. nessuno si fida degli altri cialtroni che ha in team. Tutti preferiscono guardarsi bene dall'invadere. Sono trash che è un po' eccessivo, balla nel river. Fanno la guardia Sì, io nel ogni tanto mi guardaroba. confondo. Metto Caitlyn il Alistar, tuo streaming puro post. terrore. Adesso Alistar ha timidamente Minions preso have possesso del spawned. Tribash. Fiddlesticks. Peter dice che mi stanno i lupi. I lupi non sono ancora arrivati, OMG, Qualcuno trovi i OMG. Che lupi! brutto lo Aiuto! skin di Alistar così, nella semitrasparenza. Oh, e finalmente i lupi hanno fatto la loro comparsa. E Tristana gliene ha inculati tutte e due. Grandissima. Fiddlesticks che è già partito per il C'è tubo. la Due creepy in meno. sì, però almeno non gli rubi il blu. Guarda quanto succhia Fiddle. Mamma mia, è come succhia lui. Il Jarvano. L'ha fatto smiteless. parcheggiatore di Milano. Jarvan è andato smiteless. Fiddlestick anche. E le due giungle sono partite. Caitlyn non ha fatto i lupi, che con un Alistar probabilmente poteva anche farlo. E adesso vedremo se Caitlyn sa giocarsi bene tutta la fase iniziale dove ha il raggio più lungo di Tristana. Intanto Thresh è tagliato fuori, penso abbia preso 0 exp e Tristana sente la mancanza del suo support, è finita a 300, ha perso 300 di vita, è già costretto a prendere una pozza. Ma Thresh lo sa che può anche C'è passare avuto un colpo dietro? a support, adesso Alistar ha bloccato Thresh,
gli restano 200 di vita, 100, l'Exhaust, la First Blood, e Thresh non è mai riuscito neanche a entrare nella lane. Si lanciano all'inseguimento di Tristana, ma missano tutto il missabile. E quindi Tristana riesce a rimanere viva con 200 di vita e un'altra pozza per lei. Ha già finito le pozioni al terzo minuto, arriva a Fiddlesticks per tentare di gankare e si becca un Alistar in faccia. Alistar safe, ma... Esatto, già non lo Ana può... approfitta dell'assenza di Fiddlesticks. E si fa il buff rosso. Anche perché Tidus, non sbaglio, si è preso rosso di Eh sì, Jarvan, infatti. quindi... In mid, ottima fight. Vediamo, Kenny non ce la fa sopravvivere, mentre il buon Ryze, con eccesso di fortuna, anche probabilmente resta con 54 di vita, si lancia Jarvan, il flash di Ryze per cercare di confonderlo, ma non è sufficiente, anche perché gli ha flashato in faccia. E una kill per Jarvan. Team Blue che ancora una volta ha iniziato abbastanza bene, devo dire. Alistar flasha Tristana, Flash semplicemente si talmente... sposta dopo aver visto un Alistar che l'ha guardata e non ha fatto nulla. Thresh si lancia, il focus di Caitlyn su Tristana, scatta il barrier, si lancia ancora Alistar e il flash non basta per E fermare qui... Tristana, e double kill, anzi no, una kill per Caitlyn e una kill per Alistar, che si è preso la kill più forte Comunque, lui non fa male a possibile, nessuno. esatto. E invece... E nella bot lane si Povera sta Caitlyn. strafincendo al minuto 4. Che se farò non riesce a spugna a fare niente, quindi penso che stesse Sì, tipo voleva cucinare tutta ripallare un po'. l'Alistar. Offrendo scrive lì. Alistar torna Gigi in base. Jarvan anche. Caitlyn invece preferisce rimanere e fare gli ultimi minion. Adesso la lane è ben pushata. Se fossi Caitlyn me ne andrei. E Malphite sembra dare del filo da torcere. Non capisco come, onestamente. Ma sembra dare del filo da torcere a... No, non ti ha visto nessuno, Fiddle, tranquillo, cioè proprio... Non sei tranquillo. mica andato fuori dal cespuglio. Infatti adesso Vedi che Caitlyn è sta andando senza mid. vita e senza mana. Vediamo un po' se Fiddle riesce a fare qualcosa di utile mid. Non so se si fa vedere anche sto giro. No, la linea è troppo pushata. E tanto la direct lo so già e sta sulla linea della noia. Annie sta abbracciando la torre. E Ryze gli dice di rinunciare, Fiddle quindi decide di tornare ancora top. Top adesso c'è Non sapendo che è dentro una buona warmato. possibilità per gankare. Anche mid, attenzione, con Jarvan che si prepara a centrare il povero Ryze. Sì, ma tra l'altro Jayce ha la Ryze ward. viene perfettamente gankato. E anche Jarvan, quindi 1-1, ottimo lavoro dei due jungler. Sì, Jayce, Jayce esatto, viene bravo. gankato ma aveva la ward. Però Non ha proprio visto la gank era troppo arrivare. fuori probabilmente. Always moves baby sheep. Vabbè, questo mi sembra un Vabbè, po' perché LOL non... Sì, LOL non è un gioco da team, ovviamente, quindi... Fiddle si muove verso il mid, Alistar si butta, il giro di spell Sposta su Tristana! Tristana, arriva anche Jarvan, attenzione, Tristana resta con 200 di vita, scudo di Thresh. Caitlyn cerca di centrare, ma non Caitlyn... ha ancora il danno per togliergli No, 300 di purtroppo vita. si è svegliata anche un po' tardi. Stava pensando più a Emilio, a Arriva Tristana. Ryze a dare il Non si calcio aspettava. a Fiddle nel frattempo, mentre Malphite pensa bene di andarsene. Team Purple che probabilmente si prepara un gank di Fiddlesticks, mentre... Mamma mia, mentre Tristana sta veramente Prende botte su soffrendo gli attacchi di botte. Caitlyn. Oh, sciocchezza di Tristana che si fa vedere troppo vicina, entra nei tacchi di Caitlyn, Headshottare. che gli toglie tutta la vita con un solo proiettile. 3 kill e un assist, e gli stessi numeri di minion per... In mid, attenzione, lo stun di Annie non basta, decisamente non basta ancora per impensierire Ryze. Vogliamo Aggirano dare Thresh, lo daivano con facilità, mentre Alistar si prende tutto il danno, Thresh resta con 100 HP, lasciano la kill al carry ancora una volta, 4 kill, e Alistar che si salva con 36 4-0-1. di vita. ...4-0-1-1-0-3 per Alistar. Mi chiedo quale kill Alistar non abbia... non sia riuscito a prendere l'assist. E Malphite continua
a dare del filo da torcere a Jarvan. La torre cade al minuto 7.57. Forse un po' troppo presto per far cadere la torre, sì, ma... decisamente... Vediamo come giocherà Caitlyn d'ora in poi. Decisamente, anche perché Caitlyn non è che sia proprio ottima per gankare le altre lane, primo. E lasciando la torre up poteva migliorare un po' il suo CS. E magari prendesse anche qualche kill in più su Tristan. Tristan vediamo che non sta frizzando la lane, quindi va comunque bene. Sì, certo, okay. Perché qual è la scelta più giusta da fare quando ti distruggono la torre e sei sotto di 4 kill? Pushare come se non ci fosse un domani. No, ok, sto cercando di frizzare, siamo cattivi noi. Noi di Ecavision siamo cattivissimi. Comincia a fare un po' di danno. E Alistar, ok, non ti hanno visto, questo posso fare molto di... Anche perché Annie va a prendere quindi... Decisamente no way. Nessun caso possibile per il suo. Ryze forse poteva spostarsi verso il top, in quanto questo gank da parte del team blu era prevedibile. Cioè, sapeva... Ultima fight su Jayce. Ultima fight. Ultima di Jarvan su Malphite. Vuole lasciare... Malphite se ne va con 42 HP. Non riescono ad arrivare a Ryze, lo colpiscono il tier di Fiddlestick su Jarvan e il drain lo lascia con 100 di vita. Peccato che Fiddle vuole le loro anime. È la ulti, partono i corvi di Fiddlestick, ma non penso ci siano kill, anche perché la direct camera abbandona il top, quindi vuol dire che non è successo più nulla. Anche se Jayce rimane lì, quanto si vede la minima. Fiddlestick completamente inutile, e invece Ryze che si ritrova stunnato, Annie con un colpo di tiro. Annie che c'ha un Tibbers. Lo ha imploso, esatto. Avrebbe forse potuto... Intanto la bot lane continua a pushare, tranquilla. Bisogna arrivare all'inhibitor per il minuto 20 perché deve andare a mangiare Kate. E anche la mid adesso comincia a intaccare la torre del quarto, vediamo. Si prendono un sacco... Oh, arpionano Caitlyn! Si lancia, Thresh, Tristan non lo segue per paura e viene lasciato da solo a morire. Il povero Thresh. Annie che vuole Tristan. Annie vuole tirare Tristan, esatto. Tristan che probabilmente ha il salto ancora in cooldown. La stun, tira il salto, viene anche esaustata. Il giro di spell non è sufficiente. Barrier troppo presto. E la ottima tempistica per Caitlyn. Il dive inutile di Alistar probabilmente, o forse sia per la visibilità. Sì. Il flash di Ryze che gli garantisce una kill. Parte il tier su Annie, arriva Jarvan ad aiutarla. Annie rimane con 200 di vita, inseguono ancora. Jarvan ha la ulti. Ryze, la ultima di Ryze rimbalza ma non prende Annie. Fiddle ancora insiste, silenzio tutte e due. Fear ancora su Jarvan, cerca di drainare, Jarvan muore, Fiddlestick rimane bloccato nella ulti, muore di conseguenza, Caitlyn. Partono un po' di... Pare per Caitlyn. E Caitlyn, Ryze legge il suo gioco, vediamo se ce la fa, viene slowato, e niente, Caitlyn riesce a salvarsi. Ultima di Malphite, su Jayce, parte l'Ignite. Parte mia adesso con 200 di vita e si salva. Ryze continua a provarci. Sì, Ryze è ancora lì in mezzo, vuole quella kill a tutti i costi, ma penso che non ci sia modo per lui di ottenerla. Fiddlestick, please report di Speed Team. Però Fiddle non è che stai facendo tanto di buono alla fine. No, infatti. Beh, Fiddle, ma quanto è? Vediamo. 1-1-1. Tristana vuole lasciare la Blade of the Ruin. Non viene lasciata. E Fiori si fa sentire con Annie. Veramente, ogni volta che Annie ha la ulti è una kill ormai.
uno di quei personaggi che adesso, ora la vedo veramente poco, ma è che è sempre utile contro qualsiasi tipo di PG praticamente. Porta dietro. Te la Oh, sai giocare lo spawn in bene. feed, scusa. Enni non ha lo spawn carico, inizia il fear. Enni si prende Metà tutto. La ultima di butta. Fiddlesticks che però non gli fa abbastanza danno. E con un giro di spell invece Enni dà del filo da torcere. Parte un altro drain ma non è E se lo sufficiente. uccide Enni bursta il povero jungler. Jarvan si lancia, scatta l'ultima di Thresh. Ormai da pochissimi gold, ma è riuscito a salvare Tristana probabilmente con lo slow del credo 90% che fa la ulti di Thresh. Vediamo. Sì, no, 99% per 2 secondi. Team Blue che cercherà probabilmente di prendersi la torre a questo punto. La torre Energize. bottom. No, Jarvan ruba il buff blu. Dei purple, Caitlyn fa piazza pulita dei minion, decide proprio di pushare selvaggiamente, ancora come prima, cercano di aggirare Tristana, si lancia Jarvan sotto torre, nessuno prende danni dalla torre, arriva anche Fiddlestick, che però non penso possa fare molto attaccando così da campo aperto. Tristana si prende dei danni gratuiti, il suo raggio è ancora inferiore a quello di Caitlyn. A differenza di kill, di torri e di gold si fa ovviamente sentire. E soprattutto Caitlyn stava tanti minion a Vediamo. Tristana. Tristana comunque decide per andare per la Bridgewater. Vuole fare più fretta possibile la vedova dell'Uned King. Vediamo se il team blu riesce a sfruttare quell'imboscata con anche Annie presente. C'è Alistar, intanto la diretta di camera decide di non farci vedere il fight. Alistar si butta in mezzo, scatta la ultima di Alistar che lo libera dal fear. Tristana raggiunge una zona sicura della mappa. Parte l'exhaust su Fiddlesticks che sta drainando e riesce a rimanere vivo all'inizio. Partono le spell di Annie che fa una double kill con solo Tibbers. Vediamo se prende anche triple kill. No, si salva Ryze con 37 di vita. Parte l'ultima di Caitlyn. 3 kill per il team blu. Ottimo, E un soprattutto buon Alistar teamfight. abbattuto. Sì, è iniziato un po' male perché Alistar voleva andare, ma il team sembrava non Sì, volesse esatto. seguirlo all'inizio. Non hanno seguito con prontezza, se non Alistar si sarebbe salvato probabilmente. Decisamente worth it. Penso che questo sia relativamente a senso unico, anche perché penso che il Purple Team stia veramente litigando nella loro chat. Sì. Un giusto Fiddlesticks you can't make those. per qualche motivo è convinto di essere il più grande giocatore di League of Legends, in realtà non ha Infatti. dato grosse mani al momento al suo team. E per 3 come è kill. fatta la Season 3 a usare un Fiddle in jungle che poi alla fine non si builda neanche tanti HP, non ne vale la pena, se dopo usare una P jungle Loro prendi penso. Elise. Perché loro hanno detto abbiamo Malphite che tanca per tutti e possiamo concentrarci sul danno. La combo non è neanche male, è la ultima di Malphite mista alla ultima di Fiddle. Se partono Sì, insieme poi però ci ci butti vuole. dentro Ryze che ti fa un po' di AoE, però Però ci vuole tanta ci vuole coordinazione, soprattutto sì. coordinazioni Sì. colossali. Esatto. E ora come ora sintonia comunque non ne hanno, perché secondo me staranno litigando come dei matti dentro la loro Decisamente no, chat. infatti. Fiddle cerca Mentre di il team blu. difendere. Da Jarvan. Penso che lo Jarvan ucciderà penso che. sonoramente. Infatti, Jarvan Sì, interrompe il drain di sì. Fiddlesticks che continua a picchiarlo. Gli toglie 3/4 di vita. E ancora interrompe. Non c'è modo per Potrebbe uscire da divarlo Jarvan. tranquillamente. Sì. Adesso stanno arrivando 3 persone per cercare di tirar giù un Jarvan. Vediamo, Jarvan è accerchiato, sotto la torre nemica. Ultima di Malphite. La rotella, lo scudo di Jarvan viene distrutto in pochissimo tempo. Giro di spell di Ryze, una penso completamente inutile, ultima di Fiddlestick. Gli danno il colpo di Sì, grazia. decisamente inutile. E intanto Adesso in lane non c'è bot modo. sicuro non Non c'è andrà. modo. Caitlyn si lancia contro Tristana in mid.
e ancora il raggio di Caitlyn è maggiore di quello di Tristana, gli salta addosso, decide di annullare completamente il raggio, tira troppo presto il suo barrier e ci muore infatti. E double kill per il blu team, anche Ryzen è preso dentro nella fight e viene putrefatto un po' da Annie e un po' da Caitlyn. No, Alistar non è per niente OP, in realtà è la lane che gli sta girando bene. E altra torre probabilmente per i blu, che al minuto 18 hanno già 4 torri. L'unica lane che sta resistendo per i purple è la torre, in realtà. E parte lo stun di Annie su Thresh, la ultima Fiddlestick si immola inutilmente in quanto Caitlyn riesce a prenderlo comunque con raggio degli auto attack e Alistar ruba una kill. Colpo di grazia, esatto, dal colpo di grazia a un Fiddlestick, scatta la ultima sottotorre di Jarvan e non può fare nulla. Malphite decide di rimanere sotto e dare auto attack. Malphite con la faccina ok. Ormai i patetici 10k sono stati superati, era grandissima, direi. 24-6. Potremmo assistere anche a un bruttissimo surrender at 20. Vediamo, un'altra torre per il team blu. Si portano a casa probabilmente anche la top. Alistar ha deciso di fare il build. Goes where he pleases, si è preso la Tormail. Fiddle, non so quanta magic resistance abbia, ma non è che può dire Ennis di grazie a Rai. Cioè, hai 30 di magic resistance e sei contro una Annie con una Vistal Scepter e una Hunting Dice. Cosa pretendi? Non hai resistenze. E ti becchi un burst. Sì, sustain e non hai vita. Cioè, e arriva. Normale che non c'è niente. La festa per il compleanno di Jarvan. Si lancia Malphite, la ulti su Caitlyn. Caitlyn viene inseguita, scatta la ulti di Fiddlestick. E Annie però si fa sentire, giro di spell su Tristana, poi viene uccisa, ma quello che conta era salvare il carry e ce l'hanno fatta. Esatto, ma carry da bravo deve tornare lì. Caitlyn che ha appena visto che però si è buildata un item per cui penso la picchierei a sangue. L'Hurricane parte l'ultima di Thresh, Ryze giustamente concentra tutto il suo fuoco su Alistar. E adesso non ha più niente da fare su Caitlyn, avesse avuto la rune prison sarebbe stata una kill. I minion mettono in seria difficoltà Ryze. Ecco finalmente Annie che prende un interesting. Sì. Annie è veramente una build bella grossa, un sacco di magic penetration, fa quasi del true damage guardando il team avversario. Tristana è sotto i 30 minion, non è riuscita a tenere il ritmo di Caitlyn, ma si è dovuta arrendere a una condizione di 10-07 di Caitlyn. Esattamente, sono anche la Caitlyn ormai... Quell'Hurricane secondo me proprio... Ma sicuramente non lo capisco. Perché? Non devi pushare. No, lo fa... Non ti serve pushare. Lo fa perché quando gli proccia l'ottavo colpo... L'Hurricane butta fuori 3 ottavi colpi. Ah sì? Sì, perché l'Hurricane ha fatto tutti gli unitef. Però non lo so quanto può essere incisiva come cosa in una teamfight. Secondo me non lo è. Per come sono messi ora poteva farsi benissimo, che ne so, un Infinity. Sì, sì. Una sì. Phantom. Un qualcosa. Cioè non. Quello è la partita più in fretta possibile. Non che ci siano problemi, tanto c'è Annie che fa tutto il resto. Costretto a usare Flash da Malphite e arriva Jarvan un po' in ritardo. Dicevo, Tristana prima o poi avrà un raggio maggiore. Forza. E Fiddlestick viene preso dentro e viene fatto esplodere. Tranquillamente arriva a prendere due affitto il danno di un colpo in faccia, proprio bellissimo. Viene bloccato da Ryze, Annie, giro di spell su Thresh, ha lo stun carico Annie e ora probabilmente tirerà qualcosa su Tristana per tenerla lì, ma riesce a raggiungerla. Ryze tagliato fuori dal resto del team, oh mio dio. Purple team's turret has been destroyed.
E ancora Fiddle che flama. Flash di Jarvano per cercare di prendere quel raggio. Raid attiva la pistola della final. Il giro di spell di Annie dopo un flash e viene fatto esplodere. Io non capisco questo Fiddle, veramente. Non è che stia aiutando tanto il team alla fine. Finalmente si è beccato una Giant Belt, però... Sta facendo Fiddle Jungle non è tanto facile. e Annie si prende un'altra vittima, a parte la ultima di Fiddle da solo, completamente inutile. Oh sì, wow, sono il pro Sì, player... non ha aspettato Malphite, salvato grazie alla lanterna di Thresh. No, Team Ma Fastidio no, sta non si è proprio salvato, ma sbagliando. non è cos'altro. E ne abbraccio un panda. E invece mi sa che Team Purple abbraccia il cartellino di Fizz. Insiste Raid su Jace, che era quello che meno vittima, resistente anche lui. E va avanti, Raid cerca di buildare mana, ma anzi in realtà Raid ha buildato all'inizio una Rado Vegetis, la goccia ce l'ha a 450. Caitlyn si ritrova inseguita da Malphite, ma adesso diventa un 4 contro 1 su Malphite, cerca di sopravvivere, arriva anche Raid ad aiutare insieme a Tristana, ma Raid viene fatto implodere, Tristana si butta in mezzo senza motivo e poi forse è costretta a flashare per salvarsi. Infatti Tristana sta giocando da AP, però hai fatto la build a D, quindi il salto non è che faccia chissà quanto. Potevano farsi un drago, ma mi ho Potevano sperato farsi un un po' di drago. tempo a quanto ho visto. Ma più che Vediamo il altro buon c'è Fury che si stato lancia da solo a esplorare la giungla. un surrender bot, penso, da 1-4. parte di Fiddle. Sì, anch'io. Suppongo. Red buff. Forse riescono a fare... Aia. Oh, Raid si fa pescare da Annie, giro di spell. Raid non gli fa ancora danno e Annie gli si resetta i suoi cooldown. E prende un'altra kill ed è 13-2-7. Unleash the Kraken, Annie, cioè. Senza neanche usare Pippa. Ma soltanto ha fatto due giri di spell. Sei tu che larghi, sono io che largo. Non lo so. Io sto vedendo tutto abbastanza bene. Forse lo io allora. Comunque si diceva Unleash the Kraken Annie o Unleash the Panda Annie. Buff blu. Easy. Il drago non, nessuno lo vuole fare, nessuno lo vuole wardare, non è stato molto calcolato in questa partita. C'è una ward del Purple Team Jarvan si messa lì taglia con un veramente. Fiddlestick, ma il suo tentativo viene interrotto bruscamente da un Fear. Adesso Jarvan si riunisce a Jace, vediamo se riescono a organizzare qualcosa contro quel Fiddle. Arriva anche Malphite, fa segno a Fiddle di aspettare, arriva Raid, probabilmente ci metterà troppo tempo. Invece no, temporeggiano entrambi i team. 3 contro 2 top. Il boss è il migliore di tutto davanti a farmare. Sì, i due top dovrebbero stare un po' attenti in questo Sì, e momento. anche i due bottom che vengono raggiunti da 23 kg in due champion. Comincia a sparare a Tristana, la telecamera si sposta su un Jarvan che riesce a salvarsi in quanto il danno di Raid è troppo poco. Tristana rimane con 400 di vita, Annie si lancia in inseguimento mentre Caitlyn si occupa di Thresh. Arriva Jarvan, ultima di Jarvan, kill lasciata su Caitlyn e ulti completamente inutile. Caitlyn ha fatto la ulti su Tristana dopo aver smesso di inseguire Thresh, averlo ucciso. Finalmente un drago. Jarvan non partecipa, ok. Partono tutti, sì. Un easy dragon, in quanto non era neanche wardato. Continua l'inseguimento dei blu nonostante il silence di Fiddlestick. Alistar flasha, fa volare in aria Fiddle e Annie pone fine alla sua vita.
penso che infatti di prima Caitlyn non ha usato la ulti su... si è suicidata Tristana, sì. Sperando di dare l'executed. Invece no, Caitlyn l'ha toccata per l'ultima e si è presa la kill. Non ho ben capito infatti. Sì, perché i minion continuavano a picchiarla, quindi resettavano il timer. Ultimi tentativi di resistenza del team Purple, Tristana salta, si inverte con Jace. Jace attacca Ignite, Tristana si prende lo scudo di Thresh, non è sufficiente per sopravvivere al danno, ma Thresh almeno prende la kill. Adesso nel fight, Jarvan salta su Fiddlesticks che non fa in tempo neanche concludere la ulti perché il danno di Annie è troppo grosso. Thresh si salva con pochissimo il flash di Annie, l'auto attack, l'ignite, ma non è sufficiente. Nessuno del team Purple riesce a tenere testa in uno contro uno, nessuno del team blu. 38 a 9, 49 k a 31, sì. Tutorial a 0. È stato un perfect game per blue team. Sì. E pensare che siamo in rank, ci crede ancora Malphite, insegue Jarvan, la trappolina di Caitlyn lo fa desistere, Jarvan però adesso ha deciso di continuare a Annie dietro che produce un buon danno anche su un tank come Malphite, che comunque ha solo armor dentro, solo armor, quindi in realtà Annie fa danno completo. Il drain di Fiddlestick su un carretto gigante. E finalmente Caitlyn chiude l'Infinity. E Fiddlestick non ha ancora chiuso un item, guarda che build. Sì, parla, ma poi alla fine non fa niente. Guardiamo quale build. La goccia quasi finita. Sta... La goccia quasi finita. Sì, c'ha 400, 500, 600. Ah, ok. Vabbè, finalmente. Almeno quello. Sì, Jace vuole fare true damage anche lui, è finita la mula mana. Sì. Comunque Malphite nonostante tutto lo sta tenendo almeno di minion, quasi, comunque siamo lì. Il problema è che è un champion che ti richiede un team, sì. Perfettamente funzionante. Non dovrebbe fare quelli magic resistance, cosa che non ha, perché la Sunfer, la sua shroud, tutta arma praticamente. È la classica build del Malphite che vuole maxare il danno. Sì. Sempre vabbè, come jungler non c'è storia, Jarvan completamente... Jarvan con Sunfire, Brickles Lantern, Spirit Visage e si sta facendo un po' di Magic Resistance ora. Tristana in... Spirit Visage non so, non mi convince. La Spirit Visage su Jarvan. Che abbia delle cure, del self-healing Jarvan. Ah, infatti, non capisco. Vabbè, comunque invece vediamo quella di Annie che ormai spazio, Zona Sour. Deve difendere la torre. Tanca il danno Alistar che non ha ancora dato la ulti, probabilmente si allontana appena finisce la kill e resta perfettamente in vita. Ultima di Annie, una, due, e ne uccide due. Caitlyn resta chiusa dentro nella ultima di Thresh, ma non ha neanche necessità di uscire, troppo danno. L'ultima di Feed è completamente fuori tempo. Feed ci ha provato alla fine, tanto non poteva fare altrimenti. Un bel GG per il team. In 31 minuti si porta a casa una vittoria. 22 gol di vantaggio, 10, 11 torri contro 0. Partita nettamente... Io...